Hitler nacque nel 1889 in Austria, al confine con la Germania, da una famiglia piccolo borghese con la quale ebbe sempre dei rapporti conflittuali. Sin dai 16 anni decise di abbandonare alla scuola e cercò di entrare all'Accademia delle Belle Arti di Vienna, ma fu rifiutato due volte. A Vienna, però, il sindaco Ruggeri iniziò a far nascere nella mente di Hitler tendenze antisemite e ostilità nei confronti della monarchia asburgica a favore del pangermanesimo. Proprio a Vienna iniziò a sviluppare interessi culturali legati all'architettura, al teatro, all'opera e in particolare a Wagner. Nonostante questo ebbe un'esistenza molto solitaria, riusciva a mantenersi a stento, dipingendo piccoli quadri e continuando la sua formazione artistica da autodidatta dilettante. Insomma, era un pittore fallito e nessuno si sarebbe mai aspettato fin dove sarebbe riuscito ad arrivare. Prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, si trasferì a Monaco per poi arruolarsi dalla parte dei tedeschi come volontario. Anche se nei suoi discorsi presenterà la guerra come un'esperienza indimenticabile, anche in questo caso non riuscì a superare il ruolo di caporale e si mostrò sempre come un personaggio strano ed introverso. Dopo la sconfitta, venne assoldato dall'esercito come informatore e ben presto l'ufficiale si rese conto della sua abilità oratoria, per questo decise di nominarlo istruttore di formazione ideologica dell'esercito. Divenuto consapevole della sua abilità a parlare in pubblico, a 31 anni iniziò a partecipare alla vita politica, entrando nel Partito Tedesco dei Lavoratori, DAP. La chiarezza e la semplicità dei suoi discorsi riusciva a trasmettere agli ascoltatori la sua combattività e la sua fede nei contenuti di cui parlava. Ben presto quindi riuscì a trovare una sintonia con la paura che animava in quel periodo la piccola borghesia bavarese. Tra l'8 e il 9 ottobre 1923 organizzò un colpo di Stato a Monaco, fu però un insuccesso e ben presto verrà arrestato. Durante l'anno in carcere, lesse Nietzsche, Bismarck e iniziò a scrivere il Mein Kampf, opera che sarà bandita in Germania fino al 2016, romanzo in cui raccontò la sua biografia e il suo programma politico. Intorno agli anni 30 iniziò in tutta la Germania il culto di Hitler, il quale iniziò a riscuotere anche un riscontro elettore. Pur non essendo molto intelligente, riuscì ad avere successo tra le masse grazie alla sua convinzione. Un altro aspetto a cui Hitler presta molta attenzione è la sua immagine, ha addirittura un fotografo personale, che cura la sua figura e quella del suo partito nei minimi dettagli, anche per quanto riguarda la simbologia. Hitler è un capo carismatico Weber, megalomane, convinto di essere infallibile, un personaggio strano, che la moglie descrive come irraggiungibile e intoccabile. Hitler era un salutista, vegetariano, ipocondriaco, maniaco della pulizia, elementi che si riflettono anche nella struttura del suo regime. Hitler, quando salirà al potere, smetterà di avere una vita privata. Tutta la sua esistenza verrà assorbita dalla dimensione politica. Di fronte ai primi successi, Hitler vorrà assumere il comando dell'esercito tedesco, ma finirà per effettuare delle scelte dissennate a livello di tattica militare, che lo porteranno alla sconfitta. Il 30 aprile 1945 si uccise dopo aver definitivamente abbandonato la speranza di vittoria, pochi giorni dopo la sua morte. La Germania si arrese e la Seconda Guerra Mondiale finì.